Buonasera, raga, c'ho una stanchezza addosso, vorrei togliermi gli occhiali, ma li tolgo dopo, dai. Allora, finalmente torniamo all'appuntamento con le pagelle del Gran Premio e naturalmente partiamo dal vincitore, Gran Premio d'Olanda, ricordiamo, Max Verstappen, 10 e lode, lui e la Red Bull, perché come ho spiegato ieri, Max e la Red Bull ieri sono stati praticamente perfetti. Non hanno mai, diciamo, nonostante tutto, non hanno mai sofferto più di tanto la Mercedes, che secondo me aveva qualcosa, non lo so, forse aveva qualcosa in più addirittura la Mercedes ieri, ma quella tattica usata dalla Red Bull li ha praticamente annichiliti, li ha messi in crisi. Forse hanno sfruttato anche un errore Mercedes, ma sono stati praticamente perfetti per tutto il weekend. Io, come vedete, e che ne dica qualcuno, io non ho i paraocchi. Quando Max Verstappen merita, Max Verstappen merita 10 e lode. 10 e lode, 10 e lode. Hanno strameritato, hanno legittimato quel che è successo, anche quel che è successo in Belgio. Anche se in Belgio, secondo me, sarebbe stato un po' più difficile. Però, dai, dare a Cesare ciò che è di Cesare. Ora è il leader mondiale. Può legittimissimamente aspirare al titolo. Deve essere perfetto perché Hamilton e la Mercedes gli altri anni a settembre iniziavano a volare. Non lo sappiamo. Può anche essere che sia l'anno buono che vengano detronizzati. In tal caso mi toglierò il cappello dinanzi a Max Verstappen, che al momento non ha ancora vinto nulla. Però quanto ha fatto ieri, perché non bisogna vedere sempre il sorpassone, un vero appassionato di Formula 1, vede anche le tattiche, vede anche il modo di gestire le gomme, ieri è stato praticamente perfetto. Basta, 10 e lode, punto. Lewis Hamilton, voto 7,5. Lewis Hamilton, dal punto di vista della velocità, è sempre lui, quando c'è da piazzare il colpo lo piazza. Lui, la sua vera forza, che nelle giornate di scarsa vena ti fa podio, è raro che fa peggio, è molto raro che fa peggio. Ma ieri, ultimamente, Lewis ha perso un po' in personalità. Dico io ieri ho menzionato quello che per me, e anche per Vanzini e Genè, anche se lì per lì. Io non ero molto d'accordo con loro, però guardando come si è comportato Verstappen da dopo, devo dire che sono non d'accordo di più. Non ritieni sbagliata la tattica che ti propongono dal muretto? Caro Lewis, tu sei 7 volte campione del mondo, sei una creatura Mercedes, sei da una vita ai vertici della Formula 1. Vai, vai! Ecco perché lui non sarà mai né Schumacher né Senna, lui potrà vincere anche 15 titoli mondiali. Non arriverà mai alla personalità di Schumacher che ne ha 27, di Senna che ne ha 23. Non arriverà mai a quella personalità, non avrà mai i coglioni quadri come quei due che ho menzionato. Resta un grandissimo, ma non arriverà mai alle vette di quei due là. Fermo restando che per me, ad oggi, resta al 50% il favorito per il titolo, 50 e 50, con sfumature a favore di Hamilton, perché Verstappen deve ancora dimostrare di essere esente da errori nell'arco di un intero campionato. Allora, Bottas, voto 6,5. Niente, dove lo metti lì lo trovi, parte terzo, arriva terzo, sfrutta il mezzo, è il suo ultimo anno in Mercedes, che onestamente diciamo che è un pilota che non merita quella macchina. Diciamo, mi spiace perché è comunque un bravo ragazzo, un professionista molto serio. Ma ragazzi, se si vincesse con la serietà, dai. Gasly 7,5. Ennesima gara di una certa consistenza da parte di questo ragazzo, che sta dimostrando di meritare di più di una semplice Alfa Tauri. Ha vinto una gara, ha vinto lo scorso anno, non ricordo se quest'anno ha vinto una gara, mi sa di no, l'anno scorso sì.
E da quando è andato via dalla Red Bull, questo qua sta dimostrando di essere veramente un pilota consistente. Mai impensierito praticamente dalle Ferrari. Ha disputato davvero una gran bella gara. Leclerc 6 e mezzo. Leclerc è il pilota capace, uno dei pochi capaci di andare oltre la macchina per me. Lui è uno dei pochi capaci di andare oltre la macchina. L'altro è Russell, per esempio. Ecco, per esempio, Hamilton, no, non sappiamo se è uno capace di andare oltre la macchina, perché ha avuto sempre macchine forti. Schumacher e Senna erano li cito di nuovo, gente che sapeva andare oltre la macchina. Leclerc ha un grande talento, ma io in lui vedo. Lui è un po' come Verstappen. Ha un grande talento che a volte pregiudica con delle puttanate. Vedi Monaco, vedi tante altre volte. Ecco perché io al momento vedo Sainz più concreto, non migliore, più concreto. Perché nonostante sia palese che sia più veloce di Sainz ce l'ha quanti punti di distanza? Ce l'ha 2-3 punti di distanza in classifica. Lui deve imparare a essere più concreto. In questa stagione però non è giudicabile perché non ha una macchina all'altezza, onestamente. Un paio d'anni che già non ce l'ha. Il vero Leclerc speriamo di vederlo il prossimo anno con i nuovi regolamenti. Fernando Alonso 7,5, un'altra gara bellissima. All'ultimo supera la grande Sainz. Praticamente sempre tra i primi 10, è sempre in Q3, questo a 40 anni, ragazzi, è classe infinita di questo ragazzo che è sempre un piacere vedere guidare. Sainz voto 6, vale lo stesso discorso di Leclerc, però lui, ecco, se Leclerc delle volte eccede in aggressività, lui è il contrario, non osa mai, non osa mai. È vero che ha sempre avuto il compagno di squadra davanti, è vero che non ha mai avuto la macchina anche lui, però diciamo che con Alonso un po' di più potevi resistere. Vabbè, 6. Perez 6 meno, sarebbe una gara da 7 la sua, però è la qualifica che ne pregiudica il voto, quindi 6 meno. Ocon 6, va a punti dietro al compagno di squadra, fa la sua gara onesta, né più né meno. Come si dice dalle mie parti, non puzza né odora, quindi una gara tranquilla nel solco del suo compagno di squadra. Norris voto 6, un weekend un po' difficoltoso. È stato per quasi tutto il weekend dietro il suo compagno di squadra, soprattutto nelle qualifiche. Però gli arriva davanti, salva in un certo modo questo weekend. E niente, buon per lui. Buon per lui. Ricciardo voto 5. Nell'unica volta in cui riesci a piazzarti davanti al tuo compagno di squadra, gli arrivi dietro in gara. Mi spiace per Daniel, che a me piaceva, ma da quando hai lasciato quella cacchio di Red Bull è irriconoscibile. E a questo punto, a qualche anno di distanza, devo dare ragione a Horner e a Marco, che gli hanno preferito altri. Anche se lo hanno fatto non certo per Ricciardo in sé, non certo per avere un pilota veloce, ma per avere una spalla di Verstappen. Senza dubbio. Stroll, voto 5, niente. Gara completamente anonima. Vettel, 4,5, è tornato il vecchio Vettel della Ferrari, completamente inconsistente, completamente inesistente, fuori addirittura al Q1. Vabbè, lasciamo stare. Giovinazzi, 6 più. Io il più glielo do di incoraggiamento. Ragazzi, questo è con Russell. Non so, fra lui e Russell, chi abbia più sfiga dei due, perché veramente meriterebbero di più questi due. Russell, di Russell si sa, ma di Giovinazzi, porca puttana, una volta sbaglia nei box, una volta la foratura, una volta l'incidente, una volta la penalità. Figlio mio, meriterebbe, sinceramente una decina di punti in più la meriterebbe.
Giovinazzi, per come si sta, è sempre davanti al suo compagno di squadra. Ma porca miseria, secondo me meriterebbe una macchina un po' più veloce, non un top team come dissi in un altro video, ma un Alfa Tauri, una Aston Martin, una, che so, una Renault, non lo so. Vorrei vederlo in un'altra vettura. Speriamo di vederlo innanzitutto in Formula 1, viste le luci che girano. Kubica 6 e mezzo. Per essere quasi praticamente un ex pilota, ha fatto una bella gara. È arrivato davanti alle Williams, davanti, no, è arrivato davanti alle Haas. Poteva fare peggio, direi. A me Kubica, prima dell'incidente, era uno dei piloti che piaceva tantissimo. Peccato per questa sua carriera, che poteva essere molto migliore senza quel brutto incidente avuto, ricordiamo, al di fuori della Formula 1. Latifi 6, ha avuto un weekend così, lasciamo stare l'errore in qualifica, però andare in Q2, fare una bella gara e concluderla dignitosamente, per me stavolta merita un 6, ragazzo. Russell 6 e mezzo, 6 e mezzo. Signori, Russell è un top, per me è un top pilota, è un pilota top. È un pilota che se in Mercedes non gli tarpano le ali, e lì veramente Hamilton soffrirà con questo ragazzo, perché questo è veramente forte. Questo va sistematicamente oltre, molto oltre i mezzi della sua vettura, molto oltre. E se Toto Wolff non gli rompe i coglioni in stile Bottas, per me vedremo belle scintille in Mercedes al prossimo anno, perché il ragazzo non è Bottas, il ragazzo è un ribelle. E si è visto proprio a Imola dopo quello scontro con Bottas. Il ragazzo ha carattere. Non penso che questa è una situazione che mi ricorda per certi versi l'arrivo di Leclerc alla Ferrari, dove Vettel era la prima guida. All'inizio stagione si privilegiava Vettel, poi il ragazzo ha cominciato a essere più veloce e il risultato è che Vettel è via dalla Ferrari, Leclerc praticamente la prima guida. Ecco, naturalmente da Vettel a Hamilton c'è una bella differenza, però ragazzi, un po' per l'età, un po' per la parabola ascendente di Hamilton, la parabola che sale di Russell che sta facendo cose egregie, ma è penalizzato ora dall'affidabilità, ora da qualche scontro in qualifica. Tra l'altro stava per entrare di nuovo in Q3. Lì è stato un suo errore all'ultima curva, vabbè, però ragazzi, questo è di una sfiga micidiale, ma ha un talento enorme. Ci farà divertire. Mick Schumacher 4 e mezzo, niente, niente, praticamente nullo in tutta la gara, nulla di che. Tsunoda anche lui 4 e mezzo, ben distante dalle buone prestazioni che ci ha fatto vedere inizio stagione. Questo ha fatto vedere buone prestazioni, di questo rischia di essere il Balotelli o il Cassano della Formula 1. Ha talento questo ragazzo, ma ha la lingua troppo lunga e ha poca umiltà, e così non vai molto avanti. Secondo me di questo passo tempo 2-3 anni ed è insieme a Takuma Sato in IndyCar, perché questo è un pilota da IndyCar. In Formula 1 ci vuole più applicazione, più costanza e più tutto. Al momento questo è più un pilota da IndyCar che altro. Mazepin, ti do un 6 di incoraggiamento, perché per la prima volta era riuscito a prevalere sul compagno di squadra, poi problemi di affidabilità, un malinteso con Vettel durante le qualifiche, però dai ragazzi, è un paio di gran premi, due o tre gare che Mazepin sta facendo qualcosa di meglio. Io l'ho massacrato inizio stagione Mazepin, lo sapete, ma però gli va riconosciuto qualche miglioramento, un 6 di incoraggiamento. Muretto Mercedes 5, diciamo che non ci hanno capito un cazzo ieri. Non ci hanno capito un cazzo, perché secondo me nessuno mi toglie dalla testa, sicuramente mi sbaglio, ragazzi, attenzione, questo per i miei direttori, sicuramente mi sbaglio, ma nessuno mi toglie dalla testa che questi ieri avevano la gara in mano. E che perché io sono convinto che se avessero tirato nel secondo stint con la gomma gialla, Verstappen sarebbe andato in difficoltà con le gomme, sicuro, sicuro. Si sono fermati, Verstappen ne ha approfittato, si è fermato con loro, non sono venuti a galla gli ipotetici problemi che per me potevano esserci di Verstappen. Verstappen ha avuto il colpo di genio, Verstappen e muretto, cioè, hanno avuto il colpo di genio di montare il terzo stint, la gomma bianca, si sono praticamente lì ha vinto la gara Verstappen, lì l'ha vinta.
quando si è fermato Hamilton al secondo pit stop, e lui si è fermato subito dopo. Perché io sono convinto che se Hamilton avesse tirato, a prescindere dalla strategia, Verstappen sarebbe andato in crisi. Ne sono convinto, magari mi sbaglio, ma ne sono convinto. Ripeto ancora una volta, se capissi tutto, sarei a Sky insieme a Vanzini, Gelé, Valsecchi e la Masolin, se capissi tutto. È un'idea che mi sono fatto, e secondo me non tanto Pellegrina. Ragazzi, vi ringrazio per i numerosi iscritti anche questo weekend, vi invito a iscrivervi al canale. E ci aspetta, ragazzi, un fine settimana mostruoso. Formula 1, IndyCar, Moto Mondiale, Formula 1 con il campionato di Monza, ricordo, IndyCar, Moto Mondiale, Napoli Juventus, Milan Lazio, chi più ne ha più ne metta. Poi ovviamente i campionati esteri, e la prossima settimana inizia la Champions. Raga, lasciate un like, iscrivetevi al canale, forza arrivare a 1000, che dobbiamo aumentare dobbiamo aumentare i contenuti. Ciao.